Questo programma è offerto da Progetto Giardino. Progetto Giardino, idee e soluzioni per realizzare il giardino dei tuoi sogni. Ovet, agenzia viaggi e tour operator. Viaggi individuali e su misura, soggiorni mare, viaggi di nozze, biglietteria aerea e viaggi per aziende. Ultimo atto del tennis 2019 con l'Accademia dello Sport per la Solidarietà. Siamo nel salone che tra poco ospiterà oltre 600 invitati per questa grande cena di gala conclusiva di una manifestazione che per 3 settimane è stata al centro delle attenzioni al centro Mongodi di Cividino. Scopriremo i vincitori di questo tennis 2019, scopriremo i 3 Golden VIP, ci saranno tante sorprese, tanti ospiti, tante personalità dal mondo dello spettacolo, dello sport e dell'imprenditoria. Seguiteci con le immagini di Erminio Milesi e andiamo a vedere che cosa succede in questa magica serata con l'Accademia dello Sport per la Solidarietà. Buonasera e benvenuti alla Fiera di Bergamo nel grande centro congressi con questa serata particolare, quella conclusiva dopo 3 settimane magnifiche di tennis ma soprattutto di solidarietà. Siete tantissimi amici anche perché siete transitati in tanti durante queste 3 settimane al centro Mongodi di Cividino. Abbiamo vissuto dei momenti belli, divertenti, spensierati, ma soprattutto abbiamo pensato alla solidarietà che è il filo conduttore di tutto quello che è l'attività dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà. E quando si nomina Accademia dello Sport per la Solidarietà non si può che nominare Giovanni Licini. Un caro saluto e un particolare ringraziamento alle autorità presenti e a tutti gli amici che ancora una volta sono così numerosi all'atto conclusivo di questo nostro evento. Non è stato semplice, abbiamo superato ostacoli, barriere, imprevisti, stanchezza e anche critiche. Lo abbiamo fatto per il nostro campo di girasoli, che altro non è che tanta solidarietà. Le associazioni che abbiamo scelto di aiutare quest'anno possono stare tranquille, i vostri progetti saranno tutti realizzati. Il nostro lavoro a sostegno del vostro aiuterà tante persone che hanno bisogno di ottenere aiuti, attenzioni e cure speciali. Non parliamo del futuro. Questo evento ha messo a dura prova anche i volontari più irriducibili e storici. Gli anni passano per tutti e se continueremo sicuramente avremo bisogno di nuove forze fresche, di supporti operativi sempre più idonei. Ma ribadisco e spero che il lavoro da noi portato avanti fino ad oggi a favore della nostra comunità sia da esempio per altre associazioni che con entusiasmo e vigore continuino su questa strada. Buona serata a tutti. Io ti ringrazio, stai qui con me, però io ho visto un uomo vestito di bianco. È diventato un amico, ve lo confido, dell'Accademia, perché si esibisce a tennis alla grande. È avvantaggiato, perché lui normalmente lo vedete rincorrere tutti i truffatori in giro per il mondo. C'ha una velocità pazzesca. Moreno Morello! No, vorrei che stessi qua un attimo, perché volevo che salutassimo degli amici. Ha detto che Striscia la Notizia è diventata amica di questa manifestazione, ed è vero. Edoardo Staffa! Allora, innanzitutto io credo che questa sera si debba fare
grandissimi complimenti, come ogni anno, perché non è la prima volta che vengo, a Giovanni, a tutta la sua squadra, alla sua associazione, perché voi riuscite a rappresentare il vero spirito lombardo, che sa essere solidale, sa essere generoso e sa anche divertirsi un po', mangiare bene e bere bene. E devo ringraziare Giovanni perché mi ha portato in una famiglia, che da 40 anni dà per la provincia di Bergamo un segnale forte di solidarietà, e il connubio sport e solidarietà per la provincia di Bergamo è molto importante. Grazie Giovanni, grazie a tutti i tuoi straordinari volontari, grazie di esistere. Per tutti le persone importanti lasciano un segno, le persone speciali lasciano un sogno. Voi i sogni non solo li lasciate, ma li realizzate, per cui siete ancora più speciali. Io voglio solo dire davvero grazie di nuovo di essere qui, grazie davvero Giovanni Licini per l'opera straordinaria e a tutti gli amici dell'Accademia dello Sport, che se non ci fossero questa grande opera non avrebbe successo. Ma intanto grazie per avermi dato l'opportunità ancora una volta di essere con voi e godere dell'amicizia, godere di questi momenti particolarmente importanti, dove il connubio sport e solidarietà è un connubio vincente, e vi ringrazio per tutto quello che fate. Grande passione per la poesia ed una grande passione per la scienza, e queste passioni sono legate spesso, che è la passione per capire che cosa c'è dentro, che cosa c'è al di là, scoprire che cosa è nascosto dentro di noi o fuori di noi nell'universo. Mi piacerebbe così tanto raccontarvi la storia di un matematico americano degli Stati Uniti che nel 97 era appassionato di letteratura italiana del Medioevo, rilegge Dante e rilegge che Dante ha descritto il suo viaggio così bene attraverso il mondo, arriva sulla superficie e credeva con Aristotele che l'universo finisse. Invece Beatrice dice: ma guarda in alto, c'è un altro mondo, c'è Dio circondato alle sfere degli angeli, com'è possibile? E lì descrive nel paradiso quella roba che come studenti ci ha fatti impazzire, cioè quel mondo che rivolge, che contiene un altro mondo che a sua volta è contenuto, questa sfera che contiene contenuta. E questo matematico americano pochi anni fa lo legge e dice: beh, ma accidenti, ma questo qui è la trisfera di Einstein. 1917, l'universo descritto da Einstein in formula matematica. Una sfera che ne contiene un'altra, si rigira, diventa un'altra sfera che ne contiene un'altra, che è contenuta in una sfera che gira, in quattro dimensioni. Dante l'ha pensato prima. Quando pensi con la scienza, con la poesia, prima del tempo, con queste forze straordinarie del pensiero, quando non hai paura di affrontare il futuro e vuoi scoprire di più quello che c'è dentro di te, il mistero che ci avvolge, lo vuoi penetrare, lo vuoi studiare, conoscere oltre, puoi fare di questi miracoli. E questo è il motivo per cui io amo la scienza e amo la poesia. Sei emozionato? L'emozione c'è sempre, perché non è che ti capiti tutti i giorni. 80, sì, gli altri 80 non penso di arrivarci. Di conseguenza però devo ringraziarvi veramente Giovanni, perché c'erano forse altri personaggi più famosi di me. Grazie comunque. Beh, un premio meritatissimo, un esempio per tutti noi, veramente una persona straordinaria. Dobbiamo metterlo insieme al professore di prima, perché c'è da fargli gli esami, clonarlo, prelevare un po' di cellule e vedere come fare a riprodurlo e portarlo a casa. Quindi un grande premio, ma voglio dire anche una serata fantastica, e noi saremo sempre presenti qua, glielo posso garantire. Innanzitutto buonasera a tutti. Sì, fa piacere essere qua. Ringrazio Giovanni che mi ha fatto sentire parte integrante di tutti voi, e questo ne sono fiero, perché fa parte di questo gruppo immenso, fa piacere, poi soprattutto per la solidarietà, è una cosa bellissima, e faccio i miei complimenti, perché veramente è difficile trovare tante persone così che fanno del bene. E poi per quanto riguarda l'emozione, io difficilmente mi faccio prendere dal panico davanti a tanta gente, però è normale che poi ti emozioni, anche stasera è normale, un po' di emozione ce l'ho, però non la faccio vedere, quindi sono abbastanza tranquillo sotto quel punto di vista. Per me è sempre un piacere chiaramente dare questo premio a nome dei miei nonni, e quest'anno in modo particolare con Andrea per me ha un senso particolare, cioè
io voglio ringraziarlo, perché quello che deve essere per me, ad esempio, invece positivo per tutti, è il fatto che qualunque cosa succeda nella vita ci si può sempre rialzare. Secondo me è questo che va continuamente pubblicizzato. Comunque i media dovrebbero soffermarsi di più su queste cose più positive, anche per i nostri figli, per i nostri ragazzi. La vita a volte ci mette di fronte a tante cose, ma cadere e rialzarsi è tante volte più difficile che invece non avere nulla. Quindi io ti faccio i miei complimenti, perché grazie alla tua tenacia oggi ci state facendo sognare. Mediolanum. Per i tuoi risparmi scegli Mediolanum. Consulenti da sempre. 98% di clienti soddisfatti, il 2% che ci spinge a fare sempre meglio. ASC Advanced Screening Centers. Una chance in più contro i tumori. Un nuovo esame privo di rischi che permette di dare uno sguardo a tutto il corpo per un'avanzata diagnosi precoce e per proteggere la tua salute.